E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui di nuovo con la top 5 delle vostre configurazioni. La controparte alla serie americana, per far capire che qui ce l'abbiamo veramente grande. La scrivania. Ebbene ragazzi, siamo ritornati qui di nuovo in un nuovo episodio dopo la serie I vostri PC, che farò mensilmente. L'ultima l'ho fatta a maggio, adesso devo fare quelle gli altri mesi. Cercherò di far uscire i vostri PC, le vostre configurazioni, una volta al mese, in modo da avere magari ogni mese una delle vostre configurazioni che mi mandate sul caricamento Tech Group, perché dovete pubblicare, seguendo le regole appunto del caricamento Tech Group, le vostre postazioni e i vostri PC con l'hashtag I vostri PC, le vostre configurazioni. Molti di voi mi hanno chiesto questa lampada, dove l'ho acquistata, se magari vi postavo il link. Tantissimi ragazzi, perché dà veramente un look molto molto bello a tutta la postazione. Diciamo che non si nota dal video, ma fa una luce veramente veramente forte ed è RGB. Ci sono varie modalità di cambiamento del colore che magari vi farò vedere in un altro video. Questa è la lampada AUK e vi metterò il link in descrizione. Ebbene ragazzi, siamo pronti per partire con la top 5. Iniziamo con la prima configurazione, che è quella di Alessandro. Allora, prima di iniziare volevo dirvi che ho implementato 3 badge che andranno a premiare il miglior computer, il miglior cable management e la migliore postazione, ovviamente il primo posto di questa top 5. Le postazioni presenti in questa top 5 sono le migliori in assoluto che mi avete mandato, e quindi iniziamo dalla prima. Allora, come già detto, questo utente si chiama Alessandro e possiamo vedere che è una postazione abbastanza semplice, piccola, con una gestione dello spazio veramente ottimale, anche per quanto riguarda le luci e tutto il resto. Possiamo vedere che qui davanti abbiamo un kit della Cooler Master, il Loctane, e possiamo vedere la PlayStation 4, se non erro, sotto il monitor. Non si vede appunto abbastanza bene, però credo sia quella. Una cosa che veramente mi ha stupito è il cable management, che è fatto veramente a puntino, ma purtroppo non vince il badge, comunque lo meriterebbe. Vediamo in alto a sinistra la luce, che il cavo arriva da sopra. Ti consiglio di mettere o magari migliorare la posizione di questo cavo, oppure inserire una canna in modo da inserire tutti i cavi per poter gestire meglio il cable management. Come possiamo vedere, è stato praticato un foro dietro il PC e dietro il sub per poter passare tutti i cavi, e questa è una soluzione veramente veramente ottima. Ne parlavamo l'altra volta, questa è una di quelle configurazioni che magari è stata creata in una scrivania, che principalmente quando si va a comprare una stanzetta per dei ragazzi, i genitori non sanno che noi siamo malati per queste cose, per il modding e per uscire 12 volte, quindi magari non vanno a comprare delle scrivanie proprio adatte per fare una cosa del genere. Però lui ha avuto uno spirito di adattamento e ti faccio ancora i complimenti. Allora, per quanto riguarda il PC, il cable management non è dei migliori, ancora utilizza un lettore DVD e i cavi, ti consiglio magari dei cavi slivati, che vi metterò il link in descrizione. Possiamo vedere che monta un i5-6600K, una scheda madre Sly Crate Z170A, delle DDR4 16 GB e una GTX 980 Armor 2X. Ottima la 980, perché comunque si riesce a giocare bene. Considerazioni finali della postazione: veramente molto curata. Quinto posto, meritato. Ebbene, passiamo al quarto posto con Marco, un utente che ci ha mandato questa fantastica postazione con principale colore il verde. Possiamo vedere una sedia verde, che non so se sia Kappa Racing o altre marche, con un case Razer e tutte le periferiche appunto Razer. Possiamo vedere il monitor, ottimo, e ti consiglio magari di mettere il monitor, di attaccarlo direttamente al muro, che magari fai anche più spazio nella scrivania. Un'altra cosa che ti volevo dire per quanto riguarda il cable manager era di praticare dei fori, come avevo fatto un video tempo fa, magari praticare anche solo i fori senza inserire il coperchio di sopra, per poter passare tutti i cavi del mouse e della tastiera, ovviamente anche del microfono. Le cuffie sulla sinistra, con un semplice diciamo stand per cuffie. Nella parte sotto della scrivania diciamo che ci sono 0 cavi come la configurazione precedente, ma nemmeno questo vince il badge per il miglior cable management, perché adesso ci arriveremo. Nel complesso è una configurazione abbastanza semplice, molto semplice. Ti consiglio di arricchirla magari con qualche altra cosa, come per esempio delle casse che magari aggiungerai in un futuro. Il case veramente ottimo, e per quanto riguarda il PC ha un i5-4460S, una
R7 240 da 4 GB, quindi passiamo al lato AMD delle schede video, e le RAM non sono scritte. Ok, quarto posto veramente meritato anche per quanto riguarda la sedia, che è ottima per una maggiore comodità durante il gaming, durante le ore di lavoro magari che passiamo davanti al computer. Adesso passiamo a Marco, un altro Marco che ci ha inviato questa sua postazione, che diciamo sta al centro della stanza. Diciamo, non so precisamente perché hai fatto questa scelta, comunque sei riuscito nel migliore dei modi ad impostare il tutto. Allora, vediamo un'immagine complessiva della scrivania. Vediamo che ci sono dei LED sotto la scrivania che sono veramente strutturati bene. Sulla destra abbiamo tutte le cose che ci sono, come per esempio cassetti che sono utili per inserire le cose che magari potrebbero dare fastidio sulla scrivania. Possiamo vedere lo stand delle cuffie sulla sinistra. In basso a sinistra credo sia una PSU che dà la possibilità di continuare l'alimentazione quando si stacca la luce, se ne va alla luce. Possiamo vedere nella parte posteriore il cable management del computer, che è veramente ottimo. Tutti i cavi vanno a finire nella parte posteriore in modo molto dritto, molto diretto. Questo diciamo che a me non piace tantissimo, perché secondo me dovresti praticare dei buchi sotto ogni periferica in modo da nasconderli definitivamente. Quindi quando andrai a guardare dalla parte posteriore tutti i cavi saranno nascosti. Per quanto riguarda il PC, un ottimo PC. E mettiamo il primo badge, inauguriamo i badge con questo PC, il miglior PC per quanto riguarda l'estetica di questo episodio delle vostre configurazioni. Vediamo che hai montato un i5 4690K occato a 4.1, delle RAM 16 GB Corsair Vengeance, 2 GTX 960 in Sly. Possiamo vedere il dissipatore Neptune e complessivamente questo case fantastico della Cooler Master, con all'interno una luce bianca Ice White che mi piace veramente tanto. In basso a destra possiamo vedere appunto anche una specie di diamante con un piccolo pupazzetto all'interno, molto curato. Anche per quanto riguarda il cable management non si vede nessun cavo. Ti consiglio dei cavi Slivid che vi metterò sempre in descrizione, che ho acquistato io stesso, che presto vi farò vedere qualche video. Qui in versione notturna con le periferiche, che possiamo vedere che abbiamo una tastiera PRX 3002, un mouse Patiu Oxun CA56BFR, mai sentito nominare, però non mi piace la ciabatta sulla scrivania. Ti consiglio di metterla sotto così da evitare magari di far vedere appunto la ciabatta. Potresti comprare, se per il fatto delle USB per ricaricare il cellulare, potresti mettere un hub USB, anzi un caricatore direttamente USB sulla scrivania, in modo da poter caricare direttamente il tutto. Il router e il caricatore wireless è, diciamo, che è gestito in modo ottimale, a parte quelle piccole cose che dicevo all'inizio, tutto il cable management. Passiamo alla seconda configurazione, veramente piccolina, in un angolo, gestita in modo ottimo. In alto a destra possiamo vedere la TV, in basso a sinistra possiamo vedere in un angolino i due monitor con tutte le periferiche, e vediamo una tastiera nella parte sotto della scrivania. Possiamo vedere una tastiera, un hub per quanto riguarda credo le micro SD, l'SD, e una PlayStation 4. In alto a sinistra possiamo vedere il game capture, se non erro, perché non si vede benissimo, credo siano switch. E nel complesso comunque diciamo che è una bellissima postazione, pure white. Possiamo vedere il cable management veramente gestito in modo ottimo. Io avrei fatto lo stesso sotto la scrivania con lo switch direttamente appiccicato al muro della Netgear. Veramente ottimo se hai il bisogno di magari collegare sia il PC sia la PlayStation 4, tutto il resto, perché si sa, se abbiamo il modem distante la connessione sarà ovviamente più lenta. Quindi consiglio sempre di attaccare via LAN, se avete il modem lontano, tutti i vostri dispositivi che hanno la possibilità di essere collegati tramite LAN. Dietro il monitor, dietro la TV, diciamo è gestita abbastanza bene, perché nella foto complessiva non si vede nessun cavo, però possiamo vedere che ci sono i cavi, quindi veramente ottimo. E sotto la scrivania possiamo vedere quel groviglio di cavi che ti consiglio di gestire con una canalina, magari di quelle grosse, per poter inserire tutto questo groviglio di cavi ed avere il tutto più pulito. Ovviamente sotto la scrivania non importa, perché
non è visibile dall'esterno, quindi hai fatto un ottimo lavoro. E inseriamo il secondo badge come migliore cable management. Pecca solo una cosa per quanto riguarda il mouse e la tastiera: ti consiglio di effettuare un buco nella scrivania e passare i cavi direttamente da lì. Per quanto riguarda il PC, ottimo PC anche questo. Possiamo vedere un raffreddamento a liquido per quanto riguarda Custom Loop. Non presenta un'illuminazione, però è bellissimo anche questo. La PlayStation 4 wrappata Destiny, un'edizione speciale probabilmente. Diciamo nel complesso che è una configurazione veramente ottima. Secondo posto meritato. Ebbene ragazzi, adesso passiamo al primo posto. Il lato maker in questa postazione è veramente molto molto presente. Allora ragazzi, la cosa che salta all'occhio è l'illuminazione e i pannelli fonoassorbenti che stanno al muro, nella parte superiore di un rosso porpora e nella parte inferiore di un bianco. Veramente fantastici, abbinamenti di colori veramente ottimi. Come dicevo all'inizio, c'è una diciamo configurazione, una scrivania già di un set che i genitori magari vanno a comprare direttamente e tu l'hai trasformata in un modo veramente veramente ottimo. Possiamo vedere tutto il set delle cuffie, delle casse Logitech e il caricatore USB che avevo consigliato tempo fa, veramente molto ottimo, con anche la ricarica veloce Qualcomm. Il cellulare, la postazione per cellulare, è uno stand per quanto riguarda lo schermo trasparente, i LED dietro lo schermo, le luci nella parte superiore con il Mac in bella vista, e possiamo vedere nella parte sinistra della postazione che abbiamo tutta la PlayStation 3, PlayStation 4 con base dissipante per migliorare la dissipazione del calore. Possiamo vedere i titoli e poi sopra abbiamo la regolazione magari di un'amplificazione, la regolazione del volume e tutto il resto. È messo alto perché probabilmente avrà un telecomando per gestire tutto. Il tutto è illuminato con dei LED veramente fantastici sul colore rosso come la postazione. Passiamo al cable management. Allora, il cable management nella parte bassa della postazione, volevo dirti che prova a sistemare la ciabatta sotto la scrivania invece di metterla direttamente attaccata al mobile sulla sinistra, perché è meno visibile dall'esterno e ti conviene perché gestisci nel migliore dei modi anche il collegamento delle varie periferiche, come per esempio il computer, eccetera. Del resto hai fatto il massimo per quanto riguarda il cable management e mi piace veramente tanto. Anche le periferiche, la tastiera veramente ottima, e vediamo che hai adottato il mio sistema perché è completamente senza fili. Il mouse è wireless ovviamente e la tastiera ovviamente moddata da filosofia caricamente, e possiamo vedere che è gestito nel migliore dei modi il cavo nella parte posteriore. Il PC anch'esso moddato veramente molto molto bello. Una cosa che pecca, che ho notato subito, è l'adesivo Beats, che magari rovina il lavoro che hai fatto, perché sinceramente non mi piacciono i loghi già fatti su un case fatto a mano, quindi questo PC si merita di meglio, ecco. Per quanto riguarda l'illuminazione, possiamo vedere a giro che ha dei LED sparsi per quanto riguarda la parte frontale, e nella parte laterale all'interno possiamo vedere le due GTX 690 e VGA, un i5 4570 e 16 GB di RAM. Illuminazione a LED sempre nella parte di sotto, come avevo fatto io nel Master Case Pro 5. Possiamo vedere i controller per gli RGB eccetera, e nel complesso possiamo dire che è una configurazione ottima per quanto riguarda il lato maker che hai utilizzato per effettuare la modifica di questa configurazione. Spero questo episodio vi sia piaciuto, spero che comunque vi siano piaciute le configurazioni. Ragazzi, votatele anche sul caricamento Tech Group mettendo mi piace ai post che pubblicano gli utenti. Vi ricordo di lasciare un bellissimo mi piace a questo video se volete altri di questi video, ragazzi già lo capisco dai commenti. Già nelle scorse edizioni abbiamo raggiunto veramente tantissimi piace che mi hanno aiutato a continuare questa serie. E niente ragazzi, mettete un bellissimo mi piace se vi è piaciuto il video, un non mi piace se non vi è piaciuto e commentate con il perché, e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!